ovviamente Matteo con Ledesma e Gonzalez in fase di interdizione, ma guarda i turbi centrali. Turbe, Toni, prova a girarsi Toni, fermato Luca Toni. Anche per quel motivo sai massimo adesso Gonzalez con Candreva, perché metà campo le centralmente di Gonzalez regala il pallone a Sirigliano. Occhio all'attacco del Verona, Iturbe, Sirigliano, Romulo, ancora Sirigliano attaccato da Gonzalez, difende il pallone molto bene l'argentino, Iturbe, ancora Iturbe, Alfred so che può mettere in aria per Toni e arriva il 3-2 del Verona con Romulo. Ha segnato Romulo, Verona 3, Lazio 2 al 38esimo del secondo tempo. Grave errore difensivo, tutti a guardare Toni. I cambi di Mandorlini Massimo, determinanti, Romulo, Sirigliano e lo spostamento in turbe centrale con l'Alfredson che ancora una volta a sinistra accompagna l'azione, mette il cross subito di prima intenzione in centrale rigore a girare su tutta la difesa, non ci arriva Toni ma segue benissimo Romulo, guarda come scoperta, diagonale non c'è né di Radu né dall'altra parte in questo caso né di Gonzalez, è un gioco da ragazzi, cross perfetto di Alfredson e anche di Romulo che conclude, ma i cambi di Mandorlini in un momento particolare dove il Verona era stanco, non aveva più l'equilibrio di squadra, ha cambiato la formazione. Bucata la difesa laziale a 7 minuti dalla fine, in ritardo Lunic, arriva a Romulo e segna il suo sesto gol in campionato per Romulo che torna a farsi vedere dopo un periodo buio per problemi fisici che gli hanno impedito di essere titolare dopo che era stato convocato da Prandelli per lo stage dell'Italia. 3-2 avanti il Verona con Romulo. Alla Lazio restano 6 minuti più recupero per provare a pareggiare.